Ciao a tutti, sono Giovanna Mazzon, Vocal Lessons Coach e fondatrice del metodo Vocal Lessons. Se non conosci Vocal Lessons, ti lascio il link in descrizione così puoi contattarci, scriverci o vedere quello che proponiamo nel nostro sito, quindi corsi collettivi, con il nostro nuovo training online o i nostri corsi individuali. Oppure puoi anche prenotarti in un colloquio gratuito con un nostro membro selezionato direttamente da me, che ti può indirizzare su quelli che sono i percorsi più adatti a te. Oggi voglio proporre a tutte le voci femminili 3 scale di riscaldamento dove potete comunque fare tutti gli esercizi che ho proposto nel canale. Cosa possono servire? Possono servire per fare un warm up progressivo, quindi da una scala cromatica con un intervallo molto piccolo tra le note ci si riscalda bene per poi arrivare a degli intervalli più ampi dove la voce inizia anche a essere più calda, morbida e comoda per poi cantare. Ricordo che le scale che facciamo oggi sono indirizzate a una vocalità femminile. Partiamo con il primo esercizio, scala cromatica. Potete mettere in questo esercizio qualsiasi tipo di warm up proposto, quindi Z, lip rolls, oppure tutti gli esercizi che troverete nel risveglio vocale del nostro canale. L'estensione vocale femminile può essere suddivisa, come abbiamo detto nel video delle tessiture vocali, in 3 principali categorie: contralto, mezzo soprano, soprano. Adesso io toccherò tutte e 3 queste tessiture vocali, queste estensioni vocali. Vi invito a stare attenti a non salire troppo se sentite difficoltà e a specchio anche non scendere troppo se sentite che la vostra voce non arriva a queste note più gravi. Ve lo faccio sentire. Si tratta di una scala cromatica fino al 5° grado e poi, come per tutti gli esercizi, saliamo di un semitono e poi scenderemo. Partiamo. Thank you.
primo esercizio di warm up, adesso estenderemo sempre di più con il prossimo esercizio, dove vi invito a fare qualcosa che contiene anche qualche vocale. Può essere mi, me, ma, mo, mu, zi, ze, za, zo, zu. Ve lo faccio sentire. Partiamo. Facciamo il terzo e ultimo esercizio, quello che ha l'estensione più ampia, dove vi invito a fare dei glissati. I glissati sono queste note portate su delle vocali o anche su quello che voi desiderate di più. Mi raccomando sempre di rispettare la vostra qualità vocale e la vostra capacità tecnica attuale. Ve lo faccio sentire. Bene, partiamo.
Dove potete metterci dentro quello che volete e quello che vi serve. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un commento o mettete un like, oppure scriveteci una mail o contattateci nei nostri social per chiedere magari altri video e altre cose che vi possono servire. Ciao!